All'inizio ci credi solo tu, perché giustamente, e ci credi sì e no, perché dici vabbè, io provo, cioè è un tentativo, quindi lì ti devi buttare per forza, non c'è un'alternativa. Io sono cresciuta nella musica, mio padre è un ex musicista, ex chitarrista, e mia madre ha sempre ascoltato la musica, sempre. Mio padre suonava tutto il giorno, quindi in realtà poi mi ci sono avvicinata naturalmente, abbiamo cantato tanto insieme. Mi ricordo i primi pezzi che ho imparato a memoria, quindi in realtà io canto da quando ho 8 anni, 9 anni, ma è stata una cosa proprio super spontanea che è anche bello, perché proprio cantare è divertente, piace a tutti. Ci sono stati comunque dei modelli ispirazionali. Da piccola c'era Loredana Bertè, che l'ho guardata, penso, non lo so neanche quante volte, Madonna o Beyoncé, tutte comunque personalità molto prorompenti, cioè mi sono accorta che sono proprio affascinata da donne con un carattere molto deciso. Sul palco ho imparato a starci con un po' di fatica. Quando ero molto piccola, a 18 anni, 19, mi tremavano le gambe, i muscoli della faccia, le mani. Cioè il mio corpo non voleva, io sì, ma il corpo era spaventato. Quindi ci ho messo tanto, è stato proprio step by step. Sicuramente il talent mi ha aiutato tantissimo. Che lì ho per la prima volta staccato il microfono dall'asta, cioè non riuscivo neanche a cantare col microfono senza asta. E anno dopo anno ho aggiunto qualcosa, perché avere confidenza col corpo ti dà la possibilità di essere più diretto. Andromeda per me è stato un momento di svolta importante. Avevo paura, ma di fare male, non paura che la cosa non fosse capita. Volevo farlo bene, però è più l'entusiasmo, cioè a me diverte proprio. Io non potevo fare un'altra cosa, un altro mese, mi diverto troppo. Il mio modo per essere sempre sul pezzo, per fare qualcosa che sia stimolante, sì, è fare cose che sono sempre un po' fuori dalla comfort zone. Mi metto sempre molto in gioco, anche in cose che ovviamente magari non sono proprio le mie, cioè, apparentemente poi non lo sai, è proprio quello il bello, cioè andare in un altro mondo e vedere che cosa puoi dare tu. Se dovessi consigliare qualcosa a un ragazzo, una ragazza, insomma, che si avvicina al mondo della musica, gli consiglierei sicuramente di essere curioso, di confrontarsi con gli altri, cioè di condividere la passione, di giocare, ovviamente tanto, e di esprimersi, cioè di non limitarsi mai. Cioè, ecco, quello sicuramente non c'è un limite, anche se non ti capiscono, non fa niente. Cioè, tu devi sfogare, sfoga. Ecco, questo è il consiglio. Per me è fondamentale non riuscire a fare questo mestiere pensandolo come un lavoro. Ovvio che è un mestiere, è un lavoro, ma perderebbe la magia se lo vedessi come solo performante, basta, no? Una cosa performante con i numeri. Devi giocare. Se non giochi, che come fai? Cioè, perlomeno per me, per me è tutto un gioco. Gioco sta partita e vediamo che succede, insomma.